Eccoci qua, salve a tutti amici di Old Blood, sono Sergio, batterista e fondatore degli Scala Mercalli, un grande grazie a Christian per avermi invitato al suo progetto in cui crediamo tantissimo perché dà la possibilità a molta gente di conoscere quello che è il panorama underground metal italiano, soprattutto quello storico che ha fatto un po', ecco, diciamo, da apripista dagli anni 80 o anche prima fino ad oggi. Ecco, come mi sono avvicinato a questo genere, innanzitutto? Mi sono avvicinato da adolescente, 13-14 anni, con i dischi degli amici, mio fratello e tante altre persone più grandi di me che mi davano la possibilità di conoscere questo genere. Devo dire che all'epoca c'era anche una grande fortuna, la televisione e i media ne parlavano, quindi anche, mi ricordo, programmi tipo DJ Television, Studio Rock, oppure Super Six, oppure che ne so, Bangers Ball, MTV, Video Music, c'erano tantissimi programmi in cui uno aveva la possibilità di conoscere nuove band e approfondire questo genere. Ovviamente non era facile come oggi, quindi non essendoci internet, conoscere le band dovevi informarti in maniera più particolare, le riviste, i contatti, deve avere qualcuno che ti illustrava un po' questo mondo. Ed era affascinante probabilmente anche per questo, perché c'era questa ricerca della band, della musica più particolare. Poi da lì è stato un salto quando ho ascoltato Somewhere in Time degli Iron Maiden, che è la mia band preferita, che lì in quel momento ho veramente preso la voglia di avvicinarmi anche allo strumento e alla batteria, ovviamente. Perché la batteria? Ma non lo so, è stato molto, molto istintivo da piccolo e forse perché molto energica, quasi uno sport, soprattutto in questo genere. Poi io da sportivo ho sempre, sin da piccolo, insieme alla passione per il metal, ho coltivato quello dello sport. Ho praticato sempre arti marziali, cose che faccio tuttora, che pratico e insegno, quindi questa grande energia che mi dava la batteria si plasmava anche con gli allenamenti di Kung Fu. E da lì poi le prime amicizie, suoniamo un po', facciamo qualche cover e a un certo punto, dopo le cover, abbiamo detto con gli amici noi andiamo, ma formiamo una band e facciamo pezzi inediti. Ovviamente il rock e il metal è tutto in inglese, ma abbiamo voluto mantenere il nome in italiano, per questo Scala Mercalli, qualcosa che scuotesse veramente l'animo di chi ci ascoltava. Le prime canzoni, i primi concertini locali, i primi demo tape, sì, perché all'epoca si registravano le cassette e costavano quanto penso possa costare oggi incidere un album. Però anche lì abbiamo avuto delle buone soddisfazioni. Diciamo che i primi demo tape anni 90 hanno avuto un buon successo, tanto che ci hanno portato ad un passo dal contratto discografico che purtroppo per cambi di formazione non si è concretizzato. Un paio di volte, sia col primo che col secondo demo tape, eravamo lì lì, ma purtroppo, ahimè, la gioventù ci ha portato su altre strade. La formazione fortunatamente si è stabilizzata poi intorno al 2002 e da lì poi siamo riusciti finalmente ad incidere il nostro primo album, 12 Level. A seguire la formazione è rimasta abbastanza stabile, anche se abbiamo avuto sempre dei cambi di formazione, qualche chitarrista, qualche bassista purtroppo per motivi di lavoro, di vita ha dovuto lasciare la band, ma siamo andati avanti costantemente fino ai giorni nostri. E devo dire che la band ha avuto buone soddisfazioni perché abbiamo suonato veramente in tutta Italia, siamo riusciti ad andare anche spesso all'estero, abbiamo supportato band famosi tipo Wasp, Tarja Turunen,
Blades, gli Exodus, i vecchi Shaman di Andre Matos e tante band che ci hanno fatto veramente crescere perché suonare a contatto con dei professionisti veri ci ha migliorato moltissimo. Di questi concerti potrei raccontare tantissime esperienze, credo che una di quelle che mi è rimasta più impressa è stato quando abbiamo suonato in Bulgaria a Sofia con Tarja Turunen, era la primissima volta che andavamo a un tour grande e suonare davanti a 5-6 mila persone, un palazzetto completo dove anche il pubblico era molto partecipe, mi ha riempito di quanti, ci ha riempito di soddisfazioni. Probabilmente ecco, queste soddisfazioni sono state la benzina con la quale poi gli Scala Mercalli sono riusciti ad vivere un trentennio, perché poi quest'anno compriamo 30 anni, 1992-2022. E tante bellissime esperienze, ecco, ma una cosa particolare degli ultimi anni che ci ha veramente fatto molto piacere è avvicinarci anche alla storia del Risorgimento. Abbiamo affrontato dal 2014-15 questa tematica perché secondo noi il risorgimento italiano ha molto da insegnarci. Non è un periodo storico che a scuola purtroppo si studia molto, ma è un periodo storico ricco di episodi che ci hanno reso un popolo unito e libero, con tutte le difficoltà che sappiamo noi oggi, però dopo secoli di occupazione straniera, dopo molte battaglie per l'indipendenza, siamo riusciti ad essere più liberi e più indipendenti possibili. Lasciamo tutto tra virgolette, ovviamente. E raccontare di i sacrifici che hanno fatto i nostri avi per renderci liberi oggi, per farci sentire Italia oggi, sono degli episodi molto belli che possiamo riscoprire con interesse attraverso canzoni, ecco, che narrano non solo dei soldati, ma anche di uomini, donne, cittadini comuni che hanno dato la vita per il sogno Italia, per il sogno libertà. E proprio affrontando queste tematiche storiche abbiamo avuto nuove soddisfazioni, cioè siamo riusciti a portare la musica metal anche all'interno delle scuole. Sì, sembra strano, ai miei tempi era impossibile che una heavy metal band suonasse alle feste scolastiche, però è successo così. All'inizio siamo stati contattati, pensate voi, da una scuola media. Un giorno mi scrisse un ragazzino, il suo nome mi sembra Edoardo della seconda C, e vorremmo che la vostra band venisse a suonare nella nostra scuola. Ammetto che sembrava uno scherzo, però poi ci contattò la professoressa responsabile di questo progetto, era tutto vero, siamo andati a suonare per le scuole medie. La voce si è sparsa, abbiamo fatto anche delle scuole superiori, la festa di fine anno in un palazzetto per dei licei. E è stato molto bello perché attraverso, ecco, le nostre tematiche storiche abbiamo introdotto il discorso musica rock metal anche a una nuova generazione che magari questo genere lo conosceva meno. Abbiamo suonato in teatro con Franco Pini, ci hanno chiamato per fare l'inno nazionale al fine dello spettacolo in versione rock. E anche quella è stata una bellissima esperienza perché suonare in teatro sempre un pubblico che non conosce il metal, farglielo piacere dà tante soddisfazioni. La nostra strada è stata lunghissima, abbiamo avuto tante soddisfazioni e anche tante difficoltà, ma una delle cose belle che mi ha lasciato questo genere è conoscere tante persone positive che mi hanno insegnato tanto. Voglio ringraziare innanzitutto tutti gli amici, tutti gli ex componenti degli Scala Mercalli che con me hanno condiviso questo sogno che è la musica, che ha un grande potere di unire le persone indipendentemente dalle idee religiose, politiche, eccetera, eccetera. La musica rock ha questo grande potere.
Ecco, quindi ringrazio tutti gli ex Scala Mercalli, che ne sono stati tantissimi. Quest'anno al concerto del Trentennale rinviterò tutti per suonare insieme sul palco. E voglio ringraziare anche chi mi ha ospitato in altri progetti. Edo Niccolini degli Ori al Terro, con cui ho suonato, grandissima persona, che ringrazio anche perché anche lui mi ha lasciato moltissimo. Voglio ringraziare i Sulfuria, una band black metal degli anni 90 con cui ho fatto qualche demo tape anche con loro, e anche molti amici con cui ho condiviso il palco e ho avuto la fortuna di suonare insieme. Vi lascio con l'augurio che possiate seguire ancora per molto tempo questo genere. Mi raccomando, supportate le band della vostra zona, non solo le band iperfamose che tutti conosciamo. Andate a scoprire nuova musica e concerti, perché una band, secondo me, si conosce meglio live. E vi auguro che la musica vi porti il miglior messaggio positivo, energetico, per affrontare qualsiasi difficoltà nella vita. Un saluto a tutti, grazie ancora Christian per l'opportunità. Stay rock, ci si vede o sopra o sotto un palco. Ah, ultima novità, questa è una chicca che lascio per gli amici del Blood. Alla fine di questo video farò una carrellata delle foto storiche degli Scala Mercalli di questi 30 anni, dagli esordi fino ai giorni nostri.